Ciao da Gisa Gio, voglio fare il tutorial su questo punto che è punto cesta di cui ho fatto già il tutorial, però rivisitato e in qualche modo vedrete anche reso più agevole da lavorare, non che sia difficile, ma da qualche intoppo nel momento in cui bisogna lavorare sul retro. Allora, io ho fatto questa striscia, come vedete è bella lunga, eh? E allora questo lavoro, come sapete, almeno guardando l'altro video, ha bisogno dell'avvio sempre di maglie volanti, di catenelle, multiplo di 4. Dopodiché si comincia il lavoro, però io ne ho fatto un pezzo, ma poiché il primo giro poi che intercala ogni tanto qua, ogni passaggio è di maglie alte come questo in cui ci troviamo adesso. Allora vi faccio vedere come si può lavorare più agevolmente questo punto cesta, fermo restando che il retro dopo ogni intreccio effettuato deve essere fatto di maglie alte, ecco, come questo qua, come se si ripartisse dall'inizio. L'intreccio, come vedete, è in una parte volto verso la destra, nella seconda parte verso la sinistra e poi si ricomincia da capo. Sostanzialmente sono due giri che si ripetono. Allora, vogliamo vedere? Noi ci troviamo adesso, ecco qua sta il filo, che voglio dire è il cotone così, un pochetto più spesso del normale, eh? E l'uncinetto è il numero 3, è questo, eh? Allora, dove ci troviamo adesso? Io mi trovo con le barrette che guardano queste maglie in evidenza che vergono verso destra, la mia destra. Quindi adesso dobbiamo fare in modo che quelle in evidenza vadano a sinistra e quelle allora che verranno prese perché siano in evidenza sono queste che stanno sotto alle altre, eh? Ha capito? Però essendoci già adesso in genere, questo nel punto in generale, essendoci adesso questa fila, ogni volta questa fila di maglie alte, vedrete come è più facile lavorare. Allora, i gruppetti che si lavorano sono 4 ogni volta 4x4. Guardate dove stiamo noi, eccoci qua. Allora, io giro il lavoro perché ho fatto il giro di maglie alte e devo mandare quindi l'incrocio evidenziato dall'altra parte, quindi verso la mia sinistra. Allora, innanzitutto, ogni volta che si inizia il giro sono 3 catenelle. Dopodiché, ecco, il gruppetto di 4, 1, 2, 3, 4, si va sotto la terza maglia, così, e si lavora con previa presa di 2 maglie, di due prese di lana, così, insomma, per avere la maglia altissima. Quindi la terza, poi si va sotto la quarta e si fa lo stesso lavoro. Questo qua. Dopodiché dobbiamo andare adesso indietro, quindi prendere le maglie che sono dietro qua. Quindi prendiamo due volte il filo lo stesso, prendiamo la prima qua, maglia alta e la lavoriamo come maglia alta in evidenza, eh? Dopodiché prendiamo sempre due volte il filo e andiamo nella seconda maglia
non lavorata, quindi maglia alta non lavorata, che è questa. Quindi ogni volta praticamente si lavorano prima quelle davanti e poi si torna indietro. E ecco qui l'incrocio che va verso, dunque, verso la mia destra, eh? Va bene. Allora, ricominciamo, quindi il contrario di quello che sta sotto, vero? Vedete? Allora, questo va in un lato, questo va nell'altro. Ma se andiamo avanti nel lavoro, vi faccio vedere di nuovo. Allora, due prese di lana. Sì, abbiamo le maglie alte di base, quindi infiliamo sotto la terza di nuovo, eh? In questo modo e lavoriamo la maglia altissima, ancora due prese di lana, infiliamo sotto la quarta, ecco qua del gruppetto, è la quarta, così. Ecco, adesso per far venire questa in evidenza, cioè bisogna tornare indietro qua e prenderle dal davanti. Sì, esatto. Allora, in questo modo, allora, queste le abbiamo tralasciate prima, no? Per fare l'incrocio, quindi torniamo indietro e lavoriamo una maglia altissima. Due prese di lana, torniamo indietro e lavoriamo l'altra maglia non lavorata. Ecco qua l'altro incrocio. Allora, come vedete. Magari ne faccio un pochetto di più. Allora, di nuovo due prese di lana, l'altro gruppetto di 4 si infila sotto la terza, quindi la maglia altissima e la lavoriamo. Poi per due prese di lana nella quarta si infila del gruppetto e lavoriamo la maglia altissima. Adesso torniamo indietro, facciamo così, due prese di lana e lavoriamo quelle non lavorate che questa volta vengono in evidenza verso la mia sinistra. Eccole qua, ecco l'altra, perché passano sopra quelle già lavorate. Ecco. Allora, voglio far vedere, ecco qua, il lavoro, questi tre punti fatti fino adesso, come vedete, si vedono bene. 1, 2, questo vabbè, ho messo così, eccolo, mentre, cioè il verso di questi qua è il contrario del verso del giro precedente, ecco qua. Allora, ogni volta è così, quindi riprendiamo il lavoro, eh? Oh, ecco, è partita una maglia altissima, quindi la ripetiamo, eh? Quindi due prese, la maglia non lavorata in precedente, che poi è la seconda del gruppetto di 4. Considerate sempre il gruppetto di 4, quindi 1, 2, adesso infiliamo nella terza sotto e otteniamo una maglia altissima. Ancora due prese, nella quarta infiliamo sotto e otteniamo un'altra maglia altissima. Adesso andiamo a fare l'incrocio che questa volta viene sul davanti, quindi torniamo indietro, prendiamo la prima del gruppetto di 4 e lavoriamo una maglia altissima. Ecco, che si sovrappone alle altre. Ancora due prese di lana, infiliamo sotto la seconda e abbiamo un'altra maglia altissima con l'incrocio regolarmente fatto. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua l'incrocio. Si vede? Sì, si vede. Andiamo avanti. È sempre così, quindi il gruppetto di 4 maglie alte di base, 1, 2, sotto la terza infiliamo e lavoriamo una maglia altissima con due prese di cotone così. Adesso sotto la quarta del gruppetto, quindi la maglia altissima ugualmente, dopodiché torniamo indietro, quindi due prese, lavoriamo la prima del gruppetto tralasciata prima e passiamo sopra le altre due.
già lavorate, due prese, lavoriamo la seconda del gruppetto, sempre infilando sotto, e eccoci qua un altro incrocio, eh? Un altro incrocio, ok? Va bene? Ecco qua. Va bene? Dunque, dopodiché continuiamo il lavoro, ma siccome è ripetitivo, allora a questo punto facciamo, infiliamo nella terza, dopo due prese di cotone e lavoriamo una maglia altissima. Adesso infiliamo nella quarta del gruppetto e lavoriamo un'altra maglia altissima. Quindi prendiamo due volte il cotone e andiamo nella prima del gruppetto sotto, dalla parte del davanti, e si lavora la maglia altissima che va a fare l'incrocio. Ancora due prese di cotone, si infila nella seconda del gruppetto sotto, la seconda del gruppetto proprio come maglie evidenziate, abbiamo l'altro incrocio. Ora io lavoro questo giro, dopodiché ci risentiamo perché faccio vedere, insomma, come sul rovescio si fa la maglia alta, insomma, quella che poi sulla quale si appoggia ogni incrocio, ogni fila di incrocio, come vedete. Ci vediamo tra poco. Allora, ciao da Gisa Gio. Come dicevo, abbiamo terminato in questa lunga striscia il giro che porta le due maglie in evidenza, maglie altissime, con due prese di cotone, verso la mia destra. Poi ho detto già che il rovescio, che si presenta così, il rovescio, nel rovescio va lavorata una serie 1, 2, 3, la prima di maglie alte, quindi ricostruendo lo stesso numero di maglie, mi raccomando, 1, 2, 3, 4, i gruppetti, no? Di 4, perché abbiamo messo, siamo partite da gruppetti di multiplo di 4, quindi ogni gruppetto deve essere ricostituito con 4 maglie alte di base. Questo serve per ricompattare il lavoro, ma anche per renderlo più facile, perché il prossimo giro vi farò vedere come invece si inverte l'incrocio, cioè andrà dall'altra parte, le due maglie in evidenza andranno verso l'altro lato. Allora, intanto lavoriamo tutto il giro a maglia alta, così come vedete, si vede anche dal davanti, tale e quale, no? E cioè è un pochetto al rovescio, ma insomma è maglia alta, ecco. Ecco qua, la striscia è lunga. Dunque, l'essenziale è ricostruire lo stesso numero di maglie di partenza, multiplo di 4, sempre questo, non si prescinde da questo. Allora, ancora, ecco il giro di maglie alte, vedete? Sopra il giro. Ora io termino questo giro e ci vediamo al prossimo, al prossimo giro, voglio dire, per vedere come si lavora l'inversione di queste maglie alte, cioè devono praticamente essere dall'altro, la vertere dall'altro lato, che vedete, queste sono alla mia destra, quindi le altre devono andare a sinistra. Ci vediamo tra poco. Dunque,
Fatto il giro di maglia alta, come vedete, un attimo, eccola qua. Adesso dobbiamo invertire, abbiamo detto invertire il verso delle maglie in evidenza. Quindi adesso devono andare tutte sulla mia destra, mentre quelle del giro precedente infatti andavano verso sinistra. Voglio dire che si alternano questi due giri in poche parole. Cioè, una volta le maglie in evidenza devono andare a destra, una volta a sinistra. E allora che succede? Che quelle che vanno a destra, queste prevalgono le maglie da prendere a rovescio sotto, insomma, le altre. E adesso vi faccio vedere come. Mentre sono più facili queste che abbiamo appena fatto, perché quelle in evidenza vengono prese sul davanti. Allora, iniziamo. Abbiamo tanti gruppetti di maglie. La prima è sempre 3 catenelle, 1, 2, 3 di maglie, di gruppetti di 4. Allora, facciamo così. Due prese di cotone, andiamo sempre, una ce l'abbiamo, la seconda e la terza. Sotto la terza lavoriamo, va bene? Così, la maglia altissima, dopo due prese. Adesso infiliamo sotto la quarta maglia di base del gruppetto. Un attimo la prendiamo un po' meglio, sotto, così, eh? Ma che succede adesso? Dobbiamo noi, per fare l'incrocio, andare sempre indietro, però lavorando dal retro anche. Allora prendiamo la prima, che è questa qua, la prima non lavorata, che è questa, la maglia di 3 catenelle. Si usa semplicemente di raccordo, quindi qui non la usiamo. Questa è la prima. Poi, sempre da sotto, ecco, dobbiamo infilare la maglia tralasciata, che è la seconda da sotto. Vedete? Sotto quella in evidenza. Eccola qua, la maglia altissima ugualmente. E ecco il primo incrocio per cui si invertono le maglie. Ne faccio qualcun altro perché così si vedrà meglio il lavoro. Allora abbiamo fatto una e due, sì. Allora mettiamole un po' per veneno, una e due sul rovescio. Allora adesso ancora due prese di filo, poi gruppetto di 4, 1, 2, 3, 4, infiliamo sotto la terza, che è questa. E lavoriamo una maglia altissima, la prima, poi due prese di cotone, infiliamo sotto la quarta, altra maglia altissima. Scusate, adesso dobbiamo prenderle dal retro, quindi, come vedete, facciamo così. Così si vedono in evidenza. Abbiamo tralasciato queste due maglie, che sono la prima e la seconda del gruppetto. Allora prendiamo prima la prima e la lavoriamo sul retro. Una, due e tre. Poi due prese di cotone e prendiamo la seconda non lavorata. Eccola qua. Eccola. Ve la faccio vedere perché la spingiamo. È un po' impiccioso, ma presa la mano come al solito, 1, 2 e 3. Ecco qua, due incroci già fatti. Ne faccio un terzo e lo metto a vedere. 1, 2, 3, infiliamo sotto la terza del nuovo gruppetto. Facciamo la maglia altissima, 1, 2, facciamo un'altra maglia altissima infilando sotto la quarta maglia. Adesso due prese di cotone, andiamo sul retro e infiliamo nella prima della maglia
dal retro, però lavoriamo, come vedete, nella prima maglia del gruppetto, quindi 2 e 3. Di nuovo 2 prese di cotone, infiliamo da sotto, sempre dal retro, nella seconda maglia che non abbiamo lavorato, del gruppetto di 4 sempre. Dunque, sì, è questa qua. Eccola qua. Eccola. Ci vuole pazienza. Allora, 1, 2 e 3. Ecco la maglia altissima. Allora, voglio farvi vedere come abbiamo invertito, ecco qua, rispetto al giro precedente, abbiamo invertito come il verso, ecco il verso del, come vedete, delle maglie in evidenza, quindi una volta sotto, una volta sopra, qua è così e qua ed è verso sinistra, la mia sinistra, come vedete. Questi sono i due passaggi e tra l'uno e l'altro c'è sempre un giro di maglia alta. Allora ne faccio un altro po', dopodiché, essendo ripetitivo, 1, 2, allora il gruppetto di maglie di 4 infiliamo sotto la terza, 1, 2, 3, maglia altissima, 2 prese, altra nella quarta, maglia altissima, poi 1, 2, dal retro, dobbiamo prendere, infilare nelle maglie tralasciate, cioè la prima del gruppetto di 4 dal retro, 1, ecco, 2 e 3. Ancora 2 prese di maglie, prendiamo la seconda del gruppetto dal retro, così, ecco, e lavoriamo la maglia altissima, così. Allora, andiamo ancora avanti. 2 prese, 1, 2, 3, 4, il gruppetto di 4, infiliamo sotto la terza e lavoriamo una maglia altissima. 1, 2 prese, e nella quarta infiliamo così, ecco qua. Dopodiché, 2 prese e lavorando sul retro, prendiamo la prima del gruppetto. Eccole qua, eccola, e lavoriamo una maglia altissima ugualmente, però da sotto, viene sotto, ecco sì. Poi 2 prese, infiliamo nella seconda, eccola qua, dal retro. Quelle che non abbiamo lavorato, le prime due del gruppetto di 4, si lavorano da sotto, ecco. Ecco un altro incrocio, ne faccio un altro solo e poi finisce 1, 2, 3 e 4. Quindi infiliamo sotto la terza in avanti e lavoriamo la maglia altissima. Infiliamo sotto la quarta in questo modo e un'altra maglia altissima. Adesso prendiamo 2 volte e andiamo a prendere dal retro queste due, le prime due del gruppetto, lavorandole. Così, eccole. Una, quindi la maglia altissima anche qui. Uno. Oh, si è inceppato. No, no. Due e tre. Uno e due. Prendiamo la seconda, sotto la seconda, ecco qua. Vedete? Siamo andati sotto la seconda. Lavoriamo un'altra maglia altissima. Ecco qua l'incrocio. Ancora un altro. 1, 2, 3. Sotto la terza infiliamo davanti e facciamo una maglia altissima. Lavoriamo 2 prese. Ancora nella quarta, sotto la quarta e lavoriamo una maglia altissima, 2 prese di cotone, andiamo a prendere queste altre due ma lavorandole dal retro, quindi così, questa è la prima, infiliamo sotto la prima,
Un momento, eh. Una, due. Ecco la prima. E la portiamo sul retro. Ma come mai si imbroglia così, se è così semplice? Una, due, tre e quattro. Poi prendiamo l'altra, che è questa qui, questa. La portiamo sempre sul retro. Ecco, la lavoriamo dal retro. Una, due e tre. Ora, volevo dire, è inutile che io faccia tutto il giro, perché è così che va fatto. Ecco, vi ho fatto vedere come si fa il primo giro, che poi eravamo noi qua, qua, sì, sopra le maglie alte, eccolo. E questo è quindi al rovescio sempre un giro di maglia alta e questo è il secondo giro. Dopodiché, quando giriamo il lavoro, di nuovo maglia alta e poi si ricomincia da capo. Sostanzialmente sono due, insomma, i passaggi che fanno questo lavoro, che è un lavoro bello a vedersi. Mettiamo bene così, piano piano, eccoci, vedete il verso delle maglie in evidenza, fanno una volta, vedete il gioco, e viene come un zigzag, solo che tra le une e l'altra ci sono le maglie alte. Allora vi saluto al prossimo tutorial, Gisa Joe, ciao a tutti.